a un passo dal cambio di colore. I dati di oggi sui ricoveri saranno determinanti per stabilire l'eventuale passaggio a giallo per Friuli Venezia Giulia e Alto Adige già da lunedì. La fascia gialla prevede obbligo di mascherine anche all'aperto, locali da ballo chiusi, in quattro per tavolo al ristorante e spettacoli a capienza ridotta. L'aumento dei positivi non è così sostenuto in Italia, ma costante. Nell'ultima settimana 7.700 casi e 57 decessi di media al giorno. Siamo ancora dentro una sfida non risolta, ricorda il ministro Speranza, che al convegno della Federazione degli Ordini dei Medici ribadisce l'importanza del vaccino. Negli ultimi giorni noi continuiamo a fare circa 18, 19, 17 mila prime dosi al giorno, sembra un numero residuale, invece è ancora un numero importante, perché ogni persona in più che si vaccina, ogni prima dose in più è uno scudo un po' più forte che noi abbiamo. Uno scudo che funziona sia su contagio che ancora di più su ricoveri e decessi. L'impatto dei non vaccinati in proporzione è nettamente maggiore di chi è coperto, ma serve rinforzare la protezione con le terze dosi. Chi finisce in ospedale oggi tra i vaccinati è quasi sempre un paziente anziano fragile o con basse difese immunitarie. Eppure anche tra i trapiantati che si sono vaccinati i contagi sono calati dell'80%. I dati dimostrano che il vaccino è efficace anche in questa categoria di pazienti. Non era scontato perché noi sappiamo che la risposta al vaccino nei pazienti immunodepressi è più bassa. E in occasione della giornata mondiale della prima età, la Società Italiana di Neonatologia ricorda quanto la copertura, anche in gravidanza, sia fondamentale per ridurre i rischi. Normalmente i neonati che nascono prima della 37esima settimana in Italia sono circa il 7%. Nei figli di madre Covid positive questa percentuale aumenta fino all'11,2%. Pertanto la malattia da Covid-19 può essere considerata sicuramente un fattore di rischio importante per parto pretermine. Ecco la fotografia della situazione in